a tutti, guerrieri. Siamo col Polaris oggi, eh. Andiamo a fare un bel giro, dai. Giornata unica. Nei punti al sole la neve non c'è quasi più. L'ha levata quasi tutta. Ragazzi, autolavaggio a pieve, eh. Silvano è il numero uno. Abbiamo il bambino subito che ne ha bisogno, dai. Ne aveva bisogno, ragazzi. Adesso direzione Fiumalbo, la capanna dei Celti, me l'avevate chiesta, ragazzi. Sono un posto veramente bello. Andiamo. Siamo a Fiumalbo, il cimone eccolo lassù. Qua svoltiamo a sinistra. Questa è una zona veramente bella sopra Fiumalbo. Al sole, quindi di neve ce n'è meno, come potete vedere. Comprensorio della Betone, Lovovia davanti a noi, posti veramente bellissimi. Ora continuiamo, eh. Capanne celtiche. Simone davanti a noi. Da qua inizia il percorso che arriva dritto in cima al cimone, si vede là dietro, bellissimo. Qui mi ricordo ci sono gli animali, percorsi con le ciaspolate, un po' di tutto, ecco, posti belli. Laggiù invece lavorano anche la pietra. Stiamo andando verso il Borgo dei Celti. Guardate che spettacolo di posto. Questo è il Borgo dei Celti. Sta anche bene come temperatura, ragazzi. E qui siamo almeno a 1400 metri.
non si può salire col quad, c'è il divieto, però questo sentiero arriva esattamente sotto Monte Cimone, ricordate, bellissimo, l'ho fatto io più di una volta. Adesso torniamo indietro, il bambino si comporta bene, c'erano anche alcuni pezzi un po' ghiacciati. Ragazzi, ma dove vi ho portato? Vi rendete conto che posti spettacolari ci sono nel nostro Appennino? Poi la giornata è quella giusta, che fa la differenza. Ricordo a tutti di lasciarmi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella, così non vi perdete i prossimi video. Adesso siamo di ritorno, direzione Fiumalbo. Il nostro Appennino è unico, l'unico limite è che è poco valorizzato. Spero che con questi contenuti, ragazzi, lo rendiamo quello che è, spettacolare. Al prossimo video, guerrieri, torno a casa, un abbraccio a tutti, ciao grandi.